preparati. E mi dispiace persino così dopo questa bella canzone di un po' le cose, insomma. Vabbè, comunque io per fare una cosa diversa ho portato una classifica stavolta. Ah sì, va bene. Perché la gente, tutti quelli che mi dicono, ma chi sono i personaggi del mese? E allora ma chi io te detto, lo chiede? Me lo ma chiede, non me lo chiedono, tutti lo vogliono sapere, tutti. Allora io ho deciso di fare questa classifica. Allora, al quinto posto, ecco, c'è anche la musica, devo dire, la classifica del salotto sui personaggi del mese in collaborazione col Piccolo di Settimanale di Alessandria. Fai tutto quello che vuoi tu, va bene. Al quinto posto, il consigliere comunale di Valenza, Salvatore Di Carmelo. Ecco. Se il poeta Ludovico Ariosto l'avesse conosciuto, certamente avrebbe scartato la storia di Orlando per dedicare a lui il poema Il Salvatore Furioso, il cui incipit sarebbe stato Il cavaliere, l'arme, le scarpe e le audaci imprese io canto dell'uomo che travolgente in pieno parlamentino sbatté sul banco il sumo cassino. È vero, è vero. Al quarto posto, i medici gettonisti. Fare il medico a chiamata è una professione molto redditizia, tant'è che i dottori se ne stanno volentieri in lista d'attesa pronti ad entrare. Al contrario dei pazienti che dalla lista d'attesa vorrebbero uscire. È vero. Al terzo posto, il sindaco di Valenza, Maurizio Ordone, che è ottimista sulla riapertura della piscina comunale. Sì. L'impianto natatorio, anche se non si terminassero i lavori in tempo per l'estate, verrà comunque reso fruibile. Oh, meno male. E come? Magari se non ci saranno gli spogliatoi ci si cambierà l'aria aperta. Beh. Si potrà nuotare soltanto in 30 metri anziché in 50 e vista la siccità il livello dell'acqua non supererà i 20 centimetri. Giusto, la piscina aperta da poco, giusto. Al secondo posto il sindaco di Alluvio in Piovera, qui non teme la siccità. Giuseppe Betti ha deciso di non ricandidarsi alle elezioni anche a causa della scarsa riconoscenza nei suoi confronti da parte dei cittadini che non lo hanno ringraziato nonostante abbia eliminato l'addizionale IRPEF. Oh, gente, nel nostro comune le tasse non le abbassa mai nessuno, però non c'è uno che non pensi di ripresentarti al voto. Al primo posto, udite, il quasi centenario Mario Angelieri. Grande Mario Angelieri. 97 anni compiuti qualche giorno fa. Il nostro concittadino ha recentemente compiuto 97 anni e fino a poco tempo fa lavorava ancora. È stato rappresentante dei vini di marche famose e ha dichiarato che il suo segreto per vendere sono state le barzellette, di cui ha pubblicato due libri. Io ne ho presa qualcuna, così ne ho perciata qualcuna. Allora, un cliente entra in un negozio di fiori e chiede di inviare un crisantemo a sua suocera. E dico se gli dice, come un fiore solo? Ma io sono uno che parla poco, lei capirà. Non posso neanche dirvi niente perché è una barzelletta di ingegnere. Ancora due premi. Il padre rimprovera il figlio perché gli ha mentito. Devi vergognarti, io alla tua età non dicevo bugie. E quando hai iniziato, papà? Un pasticcere si rivolge a un'agenzia di lavoro per cercare una commessa. Ci dica, come la desidera, apprendista o già esperta? Diabetica. Grazie. E noi abbiamo questa cosa qua. Buonasera, Roberto.